La vista impedisce la visione di ciò che è reale e apre in qualche modo la strada all'immaginazione e rappresenta se stesso mentre va con l'immaginazione, con il pensiero, oltre la siepe, a immaginarsi qualcosa che c'è al di là, quindi un oltre. Questa poesia è molto sorprendente nel panorama della poesia italiana contemporanea, ma anche europea, ed è il frutto in qualche modo di un equivoco, cioè Leopardi vorrebbe forse o intendeva riprodurre un idillio antico, li chiama idilli queste poesie, quindi l'infinito è un idillio, e c'è una situazione tipica dell'idillio antico, quindi campestre con la natura e il personaggio solo di fronte alla natura, però ciò che egli rappresenta non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa di interno. Quindi l'idillio diventa un'avventura interiore. Quindi abbiamo il racconto di un'esperienza interiore, intellettuale dell'io che finisce con un annullamento dell'io. Scritta da appena 21 anni ed è una poesia di cui è difficile trovare l'equivalente nella letteratura europea.